eccoci qua col nostro secondo incontro della nostra rubrica di cucina. Stasera vi mostrerò una ricetta, un bel antipasto che potrete veramente far felici i vostri ospiti o chi avete a casa. Praticamente abbiamo una melanzana, dei pomodori ciliegia, del salmone affumicato e dello spada affumicato. E poi abbiamo ancora del pane grattugiato e delle spezie della macchia mediterranea, aromi della macchia mediterranea, salvia, rosmarino, timo, alloro, maggiorana. Adesso vi andiamo per primi a tagliare le melanzane, che non siano né troppo fini e né troppo spesse. Praticamente 3 mm a vederti. Vedete? Più o meno così, perché poi le dobbiamo fare grigliare. Lo so, adesso mi direte, non è facile tagliarle così, però chi ha la affettatrice in casa, piccolina, può anche affettarle con la affettatrice. Vedete, qualche duna la sbaglio anch'io, non è che... Però, il bello della diretta. Adesso vi saluto per 2-3 minuti, il tempo di andare a grigliare le melanzane. Vai. Ed eccomi qui, melanzane grigliate. Adesso abbiamo quasi tutto per fare il piatto. Adesso andremo a tritare le erbe della macchia mediterranea e unirle al pane grattugiato, come vi avevo detto prima. E ancora 2 minutini e sarò di nuovo da voi. Motore cercazione. Ed eccomi qua. Andiamo a mettere un po' di carta da forno nella teglia. Nel frattempo, come ho già detto, andiamo a tritare un po' di erbe della nostra macchia mediterranea. Voi non vi potete immaginare nemmeno i profumini delle erbe che si stanno sentendo qua.
Ok. Ops. Cerchiamo prima di... Vedete? Guardate attentamente. Vedete come sono le dita? Guardate. Io le dita non le metto così, le dita devono essere sempre pari al coltello, così. Vedete quando... Vedete? Guardate. Questo perché? Così una persona non si taglierà mai. Perché il pollice rimane sempre dietro, non il pollice davanti, ma dietro. Così. Il taglio è così. Poi cosa si va a fare? Guardate, si impugna la parte della punta col coltello e si impugna il manico. Si va a fare come con la mezzaluna, così. Vedete? Guardate. Pian piano si tira su, sempre su. Quanti minuti siamo? 6 e 39. Chiudi. No. Andiamo avanti. Vedete? Guardate. Ok, le nostre erbe aromatiche adesso sono tritate. Ok, ci vediamo fra un po' che vado ad accendere il forno. Allora, nel frattempo che ho acceso il forno, praticamente ho unito le spezie della macchia mediterranea tritate insieme al pan grattato. Adesso vado ad unirci un po' di sale. Olio extravergine. Vado a prendere un cucchiaio. E iniziamo a unire il tutto. Aggiungiamo ancora un goccio di olio extravergine. Andiamo ancora Vedete come è diventato? Sì. Sembra tabulè. Questa è una panatura alle erbe aromatiche. Adesso facciamo noi lo chiamiamo un piccolo sandwich in due modi: uno col salmone affumicato e l'altro con lo spada. Quindi faremo 4 sandwich.
Vedete? Perché vi dico questo? Naturalmente cerchiamo di far combaciare le... fettine. Adesso, secondo strato, secondo strato anche di spada. E andiamo a mettere di nuovo la nostra melanzana sopra, così. Ultimo strato. Guardate, anche giuste le fette di pesce spada. Voilà! Ecco qua. Ecco qua, i nostri sandwich sono quasi pronti. Manca ancora una cosa. Vedete? Noi andiamo a finire il nostro sandwich con la panatura. Quanto siamo? 13:30. Vabbè, lo rifacciamo meglio, non ti preoccupare. Guardate che belli. Adesso manca ancora un'ultima cosa. Allora, prendiamo il pomodoro. Tagliamo il culettino. Prendiamo un cucchiaino. E lo svuotiamo. Questo lo facciamo naturalmente per 4 pomodori, pacchino. Scusa, mi sono perso.
troppo lontano, devi avvicinare sto coppino. Bravo. Tac. Molto meglio. Ok. Adesso mettiamo di nuovo perché sì che è un antipasto, però se noi ci mettiamo un leggero contorno potrebbe anche diventare un bel secondo. Ecco qua. Adesso ragazzi, ancora un filino d'olio e inforniamo. Ci vediamo fra 10 minuti. Ed ecco qua ragazzi, guardate. Ecco qua. Ecco qua. Ora andiamo a impiattare. Profumo è delizioso. Wow, vorrei che fosse stati qua. Vedete come la panatura rimane bella omogenea? Ok, adesso per finire un goccio di olio extravergine di oliva. E ancora per finire. È finito. Chiudo? No, aspetta. Vediamo. Bello. Vedete, è andata a decorare come volete poi. Voilà, ed ecco qua. Ecco qua. Bellissimo. Parmigiana di melanzane e salmone affumicato con pomodorini ciliegia e parmigiana di melanzane e pesce spada affumicato con contorno di pomodorini. Voilà, buon appetito!